Buongiorno, cosa si cucina oggi a casa mia? Ho deciso di cucinare carne con patate in questa piccola pentola quadrata che la chiude il coperchio quadrato 22. Ho cucinato anche ieri questa pentola ed è come se fosse tornata bambina con piccole pentole. Che usavamo giocattoli da bambine per cucinare le bambole. È così piccola, così carina e nello stesso tempo così capiente, essendo quadrata, che si cucina benissimo per due o tre persone. Ed essendo ora io da sola col mio marito, cucinare in questo piccolo gioiello sembra un gioco. Quindi la cucina con questi prodotti Magic Cookery sta diventando un gioco per tutti. Ed è proprio carino cucinare ciò che si vuole in questa piccola pentola, piccola ma nello stesso tempo capiente. Proprio bella, mi piace. Ora col coltello che si può avere in regalo a contributo, comprando una promozione Magic Cookery con solo 4,90 euro, quando invece il valore è 30 euro, taglio questa carne. Vedete che bello tagliente? Molto comodo in cucina. Questo si dà ogni volta si fa un acquisto, una promo Magic Cookery. Non si sa ancora per quanto tempo, ma per ora ancora c'è. Proprio una gran comodità nelle nostre cucine. Ok, carne pronta, tagliata. Ora tagliuzzo la cipolla. Stare attenta. Mi arrangio come posso perché io non sono una brava cuoca in cucina, quindi taglio come posso. Ok, questa è la pentola quadrata piccolina, così abbiamo la grande e abbiamo la piccolina, solo che questa, ripeto, è fatta ad una lavorazione particolare che in seguito dirò, perché è come una piuma leggerissima, adatta molto alle persone anziane e a chi ha mal di polsi. Ora metto un goccino d'olio, la cipolla tagliuzzata, metto la carne, così vado a soffriggere tutto. Vedete com'è capiente? Ci sta tutta quella carne. Ora vado a prendere un peperoncino che ce l'ho fuori sul balcone.
Vado a lavare i peperoncini. Così il tutto mi viene un pochino piccante. Copro e porto sul gas. Vedete che è leggera? Con una mano la porto sul fornello. Vado ad accendere il gas. Ok, e ora faccio che si soffrigge tutto. Vado a mescolare. Si sta soffriggendo per bene. Questo è un soffritto che non fa affatto male perché non va ad alta temperatura. È fatto sotto i 100 gradi. Mi piace questo pentolino, proprio carino. Ancora a coprire per controllare il soffritto è pronto. Ora metto la salsa. Aggiungo il sale quanto basta, tenendo conto che poi devo mettere anche le patate, però è sempre possibile aggiungerne altro. Aggiungo l'acqua fin da adesso, quanto basta sia per cucinare le patate sia per cucinare la carne. Ok, basta così. Vedete che bella capiente? Tenendo conto che qua poi devo inserire perfino queste patate. Ora vado ad aggiungere del pepe nero. Ok. Mescolo. E vado a chiudere col coperchio quadrato 22. Faccio andare avanti la cottura per un bel po', almeno un quarto d'ora per la carne, perché mio marito la vuole proprio ben cotta al massimo. Poi aggiungerò le patate e verrà tutto cotto, pronto da impiattare. Controllo. Vado a inserire mezzo misurino di IFB. Ok. E vado a chiudere. Ora vado ad inserire le patate. Voglio cercare di inserirle tutte.
Ok, le ho inserite proprio tutte. Ci stanno. In questa piccola, in questo piccolo pentolino quadrato. Qua si mangia ben 3 persone, non due. Però ho intenzione a mezzogiorno pranzare con carne e patate. Poi lascio un po' di sughetto, che forse stasera farò le tagliatelle cotte direttamente in questo pentolino. Ok, continuo la cottura e poi vi farò vedere piatto finito. Buona giornata.